Era 15 anni fa, il mondo è cambiato, tutti siamo cambiati. Era 15 anni fa l'ultima volta che Caronnese e Saronno si sono affrontate in campionato. Quella volta finì 1-0 per i padroni di casa. Da lì due destini opposti, il Saronno è andato incontro a un doloroso scioglimento, tanti anni di inattività, poi la rifondazione e la scalata dalle piramidi più basse del calcio italiano fino al ritorno in eccellenza arrivato quest'anno dopo 5 lunghi anni dopo la vittoria della promozione. Un percorso inverso invece per la Caronnese, più di 10 anni in Serie D prima della retrocessione di pochi mesi fa. Una nuova presidenza, un cambio al vertice, ma i vecchi stimoli, sempre quelli, tornare il più in alto possibile. Questa è Caronnese Saronno, bentornato Derby e bentornati anche a voi amiche e amici che ci seguite dal canale YouTube Bepi TV al Derby. E si parte! Inizia in questo momento Caronnese Saronno, derby d'alta classifica del girone A, il campionato di eccellenza. E immediatamente il Saronno prova subito ad attaccare con una palla in mezzo. Attenzione al controllo col sinistro, il cross dentro, il colpo di testa! E la palla finisce fuori di un niente. Il pallone in avanti, reagisce la Caronnese con Zibert ai 25 metri, il tiro di Zibert e la parata di Bertolotti, palla in calcio d'angolo, nonostante parta da destra nel tridente offensivo, la palla dentro di Corno, la deviazione, andare sulla destra, sfida tra capitani, Corno punta bello. Corno va all'1 con 1-2 con Kovalonox, il suo tiro è respinto, rimane in possesso, Corno a giro! Palla fuori. Duello tra D'Onofrio e Bossi. Va sul mancino. Cross dentro. Colpo di testa. Che parata. Che parata di Quintiero. L'inizio del direttore di gara, il signor Raimondo, che arriva in questo momento. Si riparte 0-0 tra Caronnese e Saronno. In fascia destra. Pontigia va a recuperare 1 contro 1. Pontigia entra in area, va sul destro, cerca di metterla dentro. Alla fine finisce anche a terra Napoli, che tocca il pallone col braccio. E dunque calcio di rigore. Calcio di rigore a battere la sfida contro Quintiero. Parte Pontigia, rete! 1-0, passa in vantaggio il Saronno. Si sblocca il derby al 48esimo minuto. Pontigia su calcio di rigore. Ha giocato anche nel Sant'Angelo, a squadra allenata da Gatti, prima di tornare qui a Caronno. E intanto un'altra grande parata di Quintiero dopo quella nel primo tempo. A mercoledì il numero 14, Opat cerca la verticalizzazione, Corno viene anticipato dalla chiusura di Lofoco. Attenzione a Sanogo, attenzione a Sanogo in aria, prova il tiro! Che occasione che ha avuto Sanogo! Che occasione che ha avuto Sanogo! Già corta, il cross dentro, anticipato Sanogo. Arriva Opat. Non cerca il tiro, ma la mette in avanti dove c'è Corno! La parata di Quintiero! Pontigia in qualche modo. Sala di nuovo per il numero 10. Attenzione a Pontigia! Che al volo ha sfiorato un grandissimo gol. Viene deviata dalla barriera. E l'arbitro fischia la fine. Termina qui il derby della provincia di Varese. Un successo pesantissimo per il Saronno, che si impone 1-0 al comunale di Caronno Pertusella. La rete decisiva al terzo minuto del secondo tempo, la segna Pontigia su calcio di rigore, rigore che lui stesso si era procurato.